Scusa, il solito traffico. Lo so, è l'unico vestito nero che ho. Tanto è un divorzio, mica un funerale. Sei bellissima, andiamo. Tu stai calma e andrà tutto benissimo. Scusa, sai, è il mio primo divorzio. È il mio 37esimo dall'inizio dell'anno. Sai che la gente mette più testa nella scelta di un paio di scarpe che del partner. E io incasso. Beh? Ho conosciuto Stefano da scarpe e scarpe. Che coincidenza. A che piano scendiamo? Sesto. Ecco, ti pareva. Che cosa? Il sesto comandamento, no? Non commettere atti impuri. Praticamente la sintesi della mia storia con Stefano. Pensa fosse stato il quinto. Cos'è, non rubare? No, non uccidere. Che stronzo, guarda, che stronzo. Non ci posso credere di essere stata con uno stronzo del genere. Te l'ho mai raccontato quella volta al ristorante, eh? C'era una coppia vicino a noi con un passeggino, no? E allora lui a un certo punto mi fa: stai pensando quello che penso io? E allora io mi sono commossa, che dovevo fare? E lui mi ha detto: vabbè, dai, non fare così, prendo un'altra cosa. Non stava guardando il passeggino, hai capito? Stava guardando il piatto di cozze di quei due. Ah, ma è sempre stato così lui, sempre stato così. Uno stronzo. Il punto è che in 3 anni non abbiamo mai guardato nella stessa direzione. È anche per questo che siamo qui. Vado giù a prendere il telefonino, dai. Ce l'hai nella borsa. Davvero? Dai, cosa succede? È normale essere nervosi, eh? No. Non mi crollare proprio adesso, ti prego! Io lo amo! Cazzo! Non importa se è uno stronzo! Io lo amo, capisci? Non mi importa se è un bambino immaturo, perché io lo amo! E non mi dire che l'ho messo su un piedistallo, sai? Perché casomai su quel piedistallo c'ero io! E lui che mi ha buttato giù di sotto! Ha fatto tutto da solo, quel coglione! Però io non ho mai detto che la mia felicità dipendeva da lui! Io questo non l'ho mai detto, è chiaro, non l'ho mai detto! Ma perché dovrei lasciarlo andare? Ma poi che vuol dire, scusami? Mi ritroverò e ci ritroveremo. Ma dove vai che non sai neanche usare un tom-tom, porca miseria? E poi a me piaceva perso come era prima. Adesso basta. Stai facendo coriandoli del tuo orgoglio, te ne rendi conto? Io me ne sbatto dell'orgoglio, me ne sbatto, è chiaro? Che carina questa storia di coriandoli. Guarda, una volta a carnevale mi ha buttato una manciata nel vestito, no? Ma io che ne sapevo che lui mi voleva portare in bagno e scoparmi tutto il tempo. Lui scopava da Dio. Lo sai questo? Ok, stop. Va bene, senti, ci perderò dei soldi. Pazienza. Se vuoi mandare a monte il divorzio, io ci sto. Scusa, tu non mi hai sempre detto che l'indipendenza per una donna è tutto? Lì era l'avvocato che parlava, adesso parla l'amica. Lo vuoi? Sei sicura di volerlo nonostante tutto? E allora vai a prendertelo. Cosa aspetti? Portatelo a casa. Magari gliela fai pagare con gli interessi, ma vai a riprendertelo. Sei sicura? Ma come faccio adesso? Non è mica troppo tardi. Asciugati le lacrime. Tira fuori le tette. Dai, dentro. Sbrigati, dai. Dati un po' di questo. Sì. Madonna, ci mancava anche il Parkinson. Stai ferma.